Say my name. Bella ragazzi, bentornati qui merda, sul canale porta di così. Io guido senza mani e andiamo a sbatte. Questa volta, questa volta siamo su, in un vlog in macchina, incredibile. Un vlog in macchina lo facciamo dai tempi dei 1000 iscritti, il primo vlog in macchina è stato. E ci siamo fatti vedere per la prima volta. Una cosa. E ora siamo tornati con la stessa macchina di merda ma con una qualità migliore. Perché posso stiamo con la casa? Che cazzo vuoi di? Tutti i diritti riservati a Dread, perché sennò poi cominciano a rompere cazzo. Sì, giusto, sì, è Dread o un chi cazzo ve pare, insomma. Occhio, gira. Sì, sta tranquillo, no, se casca la pio al volo. Allora, volevamo dirvi due cose. Vai, gira piano. Oddio, mamma mia. La cosa è che a me non mi si vedrà. Probabilmente si vedrà. Guida un po' tipo centrale, capito? Allora, cosa volevamo dirvi? Ah, volevamo che niente, pensavamo che cazzo fa un water block in macchina. Esattamente, anche perché c'è stato un piccolo problema di connessione. È andato via internet a casa sua, a casa mia, che abbiamo Telecom. Dobbiamo dare degli aggiornamenti. Allora, questo vlog ha uno scopo, ovvero noi ci sarà il Games Week questa settimana e noi saremo presenti al Games Week. Tanto sentite il macello che fa quel cazzo di coso del lama. Ma infatti c'è. Ciao. E saremo presenti al Games Week sabato e domenica. Noi sabato partiamo alle 6 per arrivare là alle 10. Quindi dateci tutto l'affetto possibile. Saremo riconoscibili grazie a queste magliette. Saremo una merda perché io non dormirò a notte. No, cosa dire, che questo coglione a momenti fa il botto. Questo qua davanti, voi non vedete niente, però no. È così. E carto dirvi che c'ho dietro una cogliona che c'ha la C1 con la scritta rosa. Con la scritta rosa. E sta facendo la matta perché deve passare. Non hai capito che non passi? Queste sono le classiche burine romane, quelli che sembrano tanto carine, però poi quando le vedi fanno... Tutte oche, capito? Tutte sì, così. Tutto, e io non le sopporto, quelli così. Noi in questo momento stiamo andando al San Raimondo, campo che molti di voi conoscono, dove abbiamo fatto la crossbar. Veniteci a trovare, perché a me, se venite la sera, mi ci trovate tutti i giorni sì, là. È vero. Perché ci lavoro. Esatto. Quindi, così ho risposto anche a chi mi chiede che lavoro facciamo. Che lavoro fa? Che lavoro facciamo? Beh, io ti dico il lavoro mio, poi tu dirai il tuo. Ops! No, sta scherzando. Vabbè, allora no. Dove cioè, stanno i campi di calcetto, io tengo i campi di calcetto. Esattamente, non fa un cazzo, cioè sta seduto. Occhio alla reflex. Stai tranquillo. Leva sta mano, vedi? Allora, io tengo. Incredibile, si balla. Quindi sta alla Nagnina, zona Nagnina, quindi se volete venire a trovare, voi passate là. Vabbè. E mi trovate, perché c'è sto. Sì, stiamo sempre là. Quindi venite a trovare. Tutti cazzo dei giorni. C'è chi mi ha chiesto di paura d'uno. Chi ha chiesto di paura d'uno. Se volete noi stiamo là. Sì. Ci trovate pure a lui ogni tanto. Quindi. Sì, capace che se beccate spesso la giornata giusta. Ci beccate pure Frax. Sì, è vero. E Dread. Incredibile. E ci beccate anche Enzo Deo. Oh, domani 2000 persone. Sì, domani tutti alzare il mondo. Comunque sì, è vero, stasera c'è il big match Roma-Bayern. Come ve lo sentite? Scrivete qui nei commenti come potrà finire. Per me finisce un bel 3-1 per la Roma. Proprio easy. Ma vaffanculo, mi fai grattare. Oddio, sto andando a bruciare. Perché ti sei dovuto mettere dietro l'autobus? Perché a momenti sbatto con questo per non mettermi dietro all'autobus. Quindi state zitto. Guidi te? No. Guidi? Hai la macchina? No, l'ho rotta. Allora zitto. La macchina l'ho rotta. Sapete un'altra bella cosa? Che io devo sempre accompagnare lui da tutti i pizzi. Sì. Senti che roba. Perché lui non ha più la macchina. No, io purtroppo c'è stato un piccolo disguido con me e la mia macchina e non ho più la macchina. Chi hanno tolto la patente? Ah, intanto questa qua non mi hanno tolto la patente. Mi hanno rubato la patente, tra l'altro. Tra l'altro la posso fare. Risalutala pure te. Ah, risalutiamo? Vai. Ciao, saluta i Grananas. Niente, la gente ci guarda storta. Perché sì, è brutto, no, quando tu vai in macchina e c'hai una telecamera. Sì, la gente ti guarda molto male. La gente dice, ma che ti sto fanno? Non è vero, ma chi sono sti coglioni? Esattamente. Ci tengo a... Cioè, no, veramente una cosa che vorrei fuori di cuore è salutare i ragazzi che mi hanno beccato sul tram quando stavo su via Prenestina. Intanto non si sente un cazzo, cioè tocca urlare qua. Su via Prenestina. I ragazzi che erano su via Prenestina! Sul tram, che si sono fatti due fermate in più per salutarmi. Infatti, grandi, siete stati magnifici, mi avete fatto sentire. Cioè, mi ha fatto veramente piacere, soprattutto perché era appena scesa mia madre per andare a lavorare. Occhio! Stiamo imboccando il raccordo per chi gli interessa. Perché è pratico. Sì, raccordo. Il di Roma. Abbiamo un boccato raccordo per uscire all'uscita dopo. Perché a Milano si chiama Circonvalla. Mamma mia, Circonvalla Roma. Tutto Milano sulla Circonvalla. West Coast Milano, io. Guarda come lampeggia. Questo che deve fare? Oh, dai un po'. Andiamo a far botto. Dai. Ah, è un. Ah, ho capito, vedi che tipo che è. Che tipo? I classici vecchi i macchinoni. Oddio, monfrociamo. Ok, a posto. Oh, mi fai via i colpi, però. Questo chi è?
Devo accendere le luci. Siamo arrivati, ma sì, io accendo le luci. No, pure l'altra volta era tipo mezzanotte. Accese le luci sotto casa mia quando l'ho accompagnato. È strano perché mi ricordo sempre accendere le luci. Sì, certo. Cosa che non ti ricordo. Comunque ragazzi, dove siamo qui? Stiamo andando, c'è anche l'uso dei verbi tu. Avete presente vecchio trapano? Vecchio trapano. Mamma mia, vecchio trapano. Quello che ce l'ha inculcato sto tormentone, sì. Non siamo noi, ma è uno che lavora con me. L'altro lo facciamo con lui, prego. Che lavora là. Infatti, mo, se arriviamo, facciamo l'altro con lui. Vi faccio salutare dall'uomo del vecchio trapano. Esatto, l'inventore, l'ideatore di questo tormentone. Vecchio trapano, vecchio lupo e vecchio parafango. Mamma mia. E vecchio filibustiere. Vecchio filibustiere anche. In questo momento la gente si starà chiedendo. Occhio! No, vabbè, cioè. Che cazzo vuoi? Sei passata. In mezzo alla strada. Cioè, la fa pure così, capito? Cioè, allora la gente si butta in mezzo alla strada, poi si ferma. Sì. Aspetta che tu passi e dopo si incazza perché non l'hai fatta passare. Sti pezzi di merda. Guarda questo qua, smart. Molto agab. Molto smart agab. Molto smart. Comunque adesso scendiamo e al volo. E al volo vi facciamo vedere l'uomo dei, sì, dei perché. L'uomo dei... Allora, siamo qui, siamo arrivati finalmente. Siamo col vecchio trapano. Saluta. Così fate voi. Sì, bella raga. Dice un po' un vecchio trapano. Vecchio trapano. Vecchio filibustiere. Vecchio filibustiere. Parafango, vecchio... marmittone. Con le occhi le metta. Cliccate mi piace, iscrivetevi al loro. Al nostro canale lui ci segue, eh. Lui sempre. Ogni volta è. Sono anziano ma segue. Tifa il team vecchi trapani. Ogni volta è lì a tifare le rotti di Taiwan, vero? Sempre. Sempre. No, veramente. Il lavoro di notte e passo la notte. A guardare i nostri video, hai visto? Siamo internazionali. Puppe dai, dai grana se tu. Dai. Noi chiudiamo il video qua. Guarda che non mi riprende il pezzo poi. Ma dai, non ti riprende il pezzo.